Carla, desaparecida el 25 de agosto 1976. Io sono Crescenza Guarnieri e interpreto Carla in questo spettacolo che si chiama Tango. Io sono Rolando Ravello e interpreto tuo figlio. La storia della mia vita? C'è talmente poco da dire. Figlio unico, famiglia ricca, buone scuole, tante severe, parlo tre lingue e gioco a tennis. Mio padre è un ex militare, uno dei colonnelli del golpe. Di quei fatti so poco e niente, su quello che mi ha raccontato lui. C'era bisogno di ordine e qualcuno doveva pur farlo. Come nasce questo spettacolo? Nasce da un incontro strano tra l'autrice e me, che siamo amiche insomma di vecchia data. Abbiamo letto un articolo che ci ha piuttosto scioccato sui nipoti ritrovati dei figli di desaparecidos, cioè praticamente i ragazzi che sono stati rapiti più di 30 anni fa in realtà avevano anche dei bambini piccoli con loro, e questi bambini sono stati adottati illegalmente dal regime e venduti tra amici e tutto. Le madri hanno scoperto quindi in realtà di essere delle nonne. Questa storia ci ha piuttosto scioccato, perché vuol dire che il dramma non è vecchio, ma è un dramma attuale, perché dei ragazzi di 20 anni, 25 anni stanno scoprendo adesso di essere in realtà figli di ragazzi che sono spariti tanti anni fa, e che quindi quelli che chiamavano papà e mamma spesso invece tipo il papà era il torturatore dei genitori. Questo spettacolo nasce più che altro dall'esigenza di raccontare un qualcosa che ci ha colpito, da un dolore grande, ed è rivolto alla memoria di chi non c'è più e di chi si spera di trovare. C'è il coinvolgimento anche delle madri di Plaza de Mayo e delle abuelas e dei familiares di Plaza de Mayo, che sono venuti in Italia in occasione del primo processo nel 2000, processo che hanno vinto per alcune delle vittime di origine italiana, è stato vinto, e hanno vinto anche l'appello, che è stato il 17 marzo di quest'anno, il giorno prima del nostro debutto qui al Teatro 2 a Roma. Sono sempre di più quelli che non tornano. Sparizioni le chiamano. No. Arresti illegali, invece. Le parole sono armi potentissime. A me lo dice sempre mia madre. Stai attenta, attenta a quello che dice, attenta. Vi prego, non mollate. Vi prego, non mollate. Vi prego, non mollate. State con me, noi siamo uguali. Stesse facce, stesso cuore. Vi prego, non mollate. Amore vero. Amore di sempre. Amore per sempre. Amore. Fare questo spettacolo non è facile, cioè da una parte è facile perché comunque è lo spettacolo che ti porta dentro, non fai neanche troppa fatica, e dall'altra le cose che raccontiamo e che narriamo per un'oretta circa, più o meno per un'ora, sono purtroppo tutte vere e tutte molto crude. No, si prova una certa vergogna a raccontare queste cose davanti a loro, persone che l'hanno vissute veramente, purtroppo vivono questo dramma in prima persona, ancora cercano i figli, i nipoti e ancora non li trovano, o magari sanno dove sono e non possono andarseli a prendere. È una situazione abbastanza allucinante. Allucinante, poi, devo dire la verità, farlo anche in questo periodo, perché noi abbiamo debuttato il 18. 2 giorni prima che praticamente si scatenasse la guerra in Iraq, e pare che oggi sia finita questa guerra, dicono così, e esultano tutti, voglio capire cosa esultano. Mi fanno morire, cioè esultano per una guerra che... Chi ha vinto? Chi ha vinto? Io non lo capisco, non c'entra niente con lo spettacolo, ma arrivo adesso fresco fresco a casa e sono avvelenato. Non capisco chi ha vinto la guerra e non capisco che cosa c'è da esultare. Gli americani hanno vinto, il dittatore è stato spodestato, chi? Saddam Hussein. Ma l'altro? Vabbè, comunque. Poi ci sono quei momenti che ti sembrano non finiscano mai. Quando il tempo si dilata e un secondo dura un'eternità, ecco quello. Quello è stato uno di quei momenti. Quando quel ragazzo mi ha detto... È la storia della tua vita, Miguel. Poi per fortuna è arrivata la parolina magica. Basta! Basta. Basta è una parola strana. Può essere piccola o grande. Buona o cattiva. Oggi è stata buona. Basta giocare, cattiva. Basta pensare, cattiva. Basta sperare, cattivissima. Basta crederci, buona. Lo spettacolo è bello, ma bello assai. La reazione è sempre abbastanza imbarazzante da parte del pubblico, nel senso che alla fine dello spettacolo ci sono persone sedute in platea per 10 minuti, un quarto d'ora, non si alzano. Lo facciamo per il cuore di farlo e perché vediamo la reazione del pubblico. È un po' che lo facciamo e continueremo a farlo fino a che... Sempre. Perché deve essere così. Ciao. Ciao. Era cominciata un'altra vita. Solo che noi non ce ne siamo accorti. Non subito. Ma queste sono cose che puoi dire dopo, non mentre. Mentre non dici, mentre cerchi di vivere, di capire, mentre pensi soltanto a respirare.